Quest'anno siamo arrivati alla 40esima edizione di WrestleMania, uno show che non ha bisogno di grandi presentazioni. Da sempre il palcoscenico più importante nel mondo del wrestling, e nel corso della sua lunga vita abbiamo potuto assistere a grandi edizioni, come nel caso della 17, edizioni particolari come la 36 divisa in due notti e senza il pubblico, o la seconda che ha avuto sede in tre città diverse, e anche edizioni da dimenticare. Oggi parleremo proprio di quest'ultima categoria. In particolar modo l'edizione numero 11, vista da tantissimi come la peggior WrestleMania mai fatta. Ma non perdiamoci in chiacchiere, fatemi sapere la vostra nei commenti e partiamo subito. Facciamo un passo indietro e torniamo al 1995, anno in cui si svolgono i fatti. In quell'anno la WWF non se la passava proprio bene, non era particolarmente brillante in termini di roster e star power. Infatti la card di questo evento contiene solamente 7 incontri, anche se proprio da questa WrestleMania la federazione decise di assicurare tra virgolette almeno un pay per view al mese, una scelta che è rimasta invariata fino ai giorni d'oggi. Lo show si tenne il 2 aprile 1995 all'Hartford Civic Center di Hartford, nel Connecticut, e si apre con una sorta di recap delle precedenti 10 edizioni, anche se qui non vediamo mai dei momenti epici che hanno fatto grande questo evento, come ad esempio la Body Slam di Hogan, bensì un'infinita lista di celebrità che hanno preso parte in tutti questi anni allo Showcase of Immortals. Tutto questo perché nel 1995 i protagonisti delle precedenti edizioni, come Hogan o Randy Savage, erano passati all'allora rivale WCW, dunque sono stati chiaramente stromessi da ogni possibile citazione, o anche wrestler del calibro di Ultimate Warrior che aveva rifiutato il contratto di Vince, per poi tornare direttamente l'anno successivo a WrestleMania 12 contro Triple H. Sembra quasi che ci vogliano mettere in guardia per quanto riguarda la qualità di questo pay per view, perché a seguito di questo recap continuano a farci vedere tutti i vari VIP che vedremo durante l'arco della serata. Probabilmente si sono dimenticati che la gente ha pagato il biglietto per vedere wrestling. Ok che la caratteristica principale di WrestleMania è il volersi mischiare con la cultura pop invitando personaggi di spicco, ma nei primi due minuti di show è come se ci stessero dicendo che i VIP sono l'attrazione principale, mentre i wrestler passano in secondo piano. La Special Olympian Katie Huey canta l'inno nazionale, che a quanto pare originariamente doveva essere eseguito dai Fishbone, e dopo aver visto Vince McMahon e Jerry Lawler siamo pronti per questa WrestleMania. Partiamo dunque con il primo match di serata, un tag team match tra gli Allied Powers, ovvero Lex Luger e British Bulldog, contro i Blue Twins Eli e Jacob. E se sperate che io sia qui per dirvi chi sia Eli e chi Jacob, beh, rimarrete molto delusi. Per quanto riguarda l'altra coppia, Bulldog era tornato in federazione da un anno, e all'ultima Rumble era stato eliminato come ultimo partecipante da Shawn Michaels, mentre Luger venne inserito in coppia con il britannico in quanto la sua parentesi in singolo non stava andando affatto bene. Diciamo che gli venne affidato un compito un po' difficile, infatti raccolse l'eredità di Hulk Hogan che aveva abbandonato la compagnia nel 93 e divenne un top face estremamente patriottico, ma durante la sua run non raccolse alcun frutto, se non una sconfitta con Yokozuna a WrestleMania 10. Per quanto riguarda la contesa non è che succeda molto, i gemelli provano a sfruttare la loro somiglianza per sostituirsi durante l'incontro, ma questa mossa non gli porterà bene, dato che Bulldog eseguì un sunset flip della terza corda e ottenne la vittoria. La contesa in sé non è valida, anzi è più giusto dire che è la guida perfetta su come non fare un match per aprire lo show, dato che nonostante duri meno di 7 minuti, l'ho trovata estremamente lenta e per niente coinvolgente. Non è bella nemmeno a livello tecnico e lo si capisce dalla prima manovra, e forse gli unici coinvolti veramente erano la schiera di fotografi ai lati del ring, che saranno lì in mezzo alle scatole per tutta la durata dello show, ma più avanti capirete meglio. Ci spostiamo nel backstage con Nick Turturro di NYPD Blue, ma invece di spiegarvi ciò che succede, preferisco farvelo ascoltare con le vostre orecchie. Bene, dato che non si capisce assolutamente nulla, hanno tagliato il collegamento e sono passati direttamente al secondo match. WrestleMania 11 è iniziata appena da 15 minuti, ma sembra l'inizio di un disastro. La seconda contesa della serata vede in palio il titolo intercontinentale. Jeff Jarrett, accompagnato da Roddy, il futuro Road Dogg, contro Razor Ramon, accompagnato da 1-2-3 Kid, che noi conosciamo come X-Pac. Questa sfida è il rematch della Royal Rumble, occasione in cui Jarrett divenne campione grazie all'intervento di Roddy ai danni del ginocchio di Ramon, che cedette nel momento clou e finì imprigionato in un roll-up finale.
ma prima di sfidarsi, piccolo collegamento con il compagno di Ramon, ma anche in questo caso non si sente assolutamente nulla. Pure questo secondo match non è proprio incredibile. Vediamo più volte coinvolti gli accompagnatori dei due wrestler che cercano di favorire i propri assistiti, e secondo me si poteva raccontare anche una bella storia, visto il loro precedente. Infatti, dopo una figure four di Jarrett ribaltata da Ramon, li troviamo entrambi doloranti al ginocchio. Ma questo ai fini della contesa non serve a nulla. E quando Ramon stava per vincere, viene attaccato da dietro da Roddy, causando la squalifica e la fine del match. E subito dopo parte una rissa dove Jeff e Roddy hanno la meglio. La cosa divertente è che invece di far salire la security o degli arbitri per interrompere la rissa, hanno continuato a suonare la campanella inutilmente. Come ho detto, non è un bell'incontro, e anche il finale ci fa capire che potevamo benissimo non guardarlo. Comunque, un mese dopo, Ramon farà suo il titolo in un ladder match, per poi restituirlo di nuovo all'avversario due giorni dopo. Finalmente i problemi di audio vengono risolti, e ci troviamo di nuovo nel backstage con Turturro affiancato da Jenny McCarthy, con Nick che chiede ad HBK dov'è Pamela Anderson, ma ci rassicura che la vedremo con lui per il suo match. Per il terzo match ci troviamo davanti ad Undertaker contro King Kong Bundy, affiancati rispettivamente da Paul Bearer e Teddy Biasi con in mano un'urna. Alla Royal Rumble, Taker aveva sconfitto Irwin Shyster della Million Dollar Corporation, e dopo il match è apparso proprio Bundy per un face to face con il Deadman, con Irwin che ne ha approfittato per rubarla. Piccola inquadratura per un altro VIP, ovvero Neil Anderson, e siamo pronti per l'inizio della contesa. Mi piacerebbe dirvi finalmente che vediamo un match che si possa definire tale, ma questa contesa è anche peggio delle altre. Taker riconquista immediatamente l'urna, ma Bearer se la fa sottrarre di nuovo da Kama meno di un minuto dopo. Per il resto è un incontro che dura 6 minuti e 36, dove Undertaker vince dopo una body slam e una clothesline. E sincero, ci sono rimasto molto male a vedere questo finale. Capisco che sollevare un avversario di quella stazza non è un gioco da ragazzi, ma chiudere la contesa così è terribile. Non dico che potesse uscire una bella sfida, ma comunque poteva essere interessante, dato che Taker era imbattuto allo Showcase of Immortals, mentre Bundy aveva vinto il match nella prima edizione dopo 23 secondi, quindi qualcosa magari si poteva anche raccontare, ma non è andata così. L'unico che ci ha guadagnato è lo stesso Deadman che ha portato la streak sul 4-0, anche se ai tempi chiamarla streak non è proprio la cosa giusta. Nuovo collegamento nel backstage, dove veniamo a conoscenza che Pamela Anderson non si trova e che sembrerebbe aver lasciato l'edificio, e spuntano gli NFL All Pro che ne hanno da ridire sui vari membri della Million Dollar Corporation. Successivamente il nostro inviato trova Jonathan Taylor Thomas giocare a scacchi con un frustrato Bob Backlund, che dopo essersi lamentato sui problemi dell'America e sulle nuove generazioni, va via ancora più infuriato dopo aver subito lo scacco matto del 14enne. Non so se dirvi che è meglio tornare sul quadrato, ma ci torniamo lo stesso. Cinture di coppia messe in palio dagli Smoking Guns contro Owen Hart e un partner misterioso. Ai tempi era ancora in lotta contro il fratello Bret, così annunciò che il suo partner per questa sfida sarebbe stato uno che era stato in grado di sconfiggere proprio suo fratello, in particolar modo uno che gli soffiò il titolo mondiale, ovvero Yokozuna. A differenza dei precedenti incontri, questo l'ho trovato meglio. Sia chiaro che non è bello, ma almeno non è terribile. A parer mio, questa coppia, se vogliamo dire improvvisata, ha funzionato molto bene. Owen è quello che più si sporca le mani e subisce i colpi degli avversari, mentre Yokozuna scende in campo per concludere. In particolar modo ho apprezzato molto la loro astuzia, in quanto Yokozuna impedisce all'arbitro di contare, mentre Hart impedisce agli avversari di fare una manovra combinata, servendo l'assist al suo compagno per il Banzai Drop. Giusto il finale mi ha un po' confuso, perché Hart sembra intenzionato a fare la sharpshooter e invece alla fine schiena direttamente l'avversario. Come ho detto prima, il team in questa occasione funzionò bene, e così fu anche per i mesi a venire, mantenendo il titolo per 175 giorni, riconquistandolo poi il giorno dopo averlo perso, per poi riperderlo nuovamente proprio contro gli Smoking Guns. Ma torniamo dietro le quinte per l'intervista a Bam Bam Bigelow, che afferma che non perderà contro uno come Taylor, anche perché dalla sua avrà la Million Dollar Corporation. La prossima sfida di cui andremo a parlare sarà un I Quit Match, Bret Hart contro Bob Backlund. Alle Series del 94, Backlund vinse il titolo mondiale battendo Bret Hart grazie all'interferenza del fratello Owen. Tuttavia, la run durò appena 3 giorni, perdendo contro Diesel in 8 secondi. Dunque, questa è l'occasione perfetta per Bret per potersi vendicare. E a dirigere questo match troviamo niente di meno che Roddy Piper, accolto dal pubblico come una vera leggenda. Il palcoscenico è importante, i grandi nomi ci sono, ma l'incontro fa schifo. Sono 10 minuti di sottomissione infinita.
Trovare le manovre al di fuori di queste è difficile, quindi il match è molto lento e soprattutto statico. La cosa più irritante però è Piper, perché ogni due secondi si avvicina a quello che sta subendo per chiedergli... E per non farci mancare nulla, pure il finale fa schifo. Con Backlund che parla la lingua degli dei e Piper decide che il match può finire in favore di Brett. C'è poco da fare. Se per caso non l'avete visto e vi viene la malsana idea, e spero di no, di guardarlo, almeno guardatevelo a velocità doppia, che dura di meno. Pure l'Hitman non è soddisfatto del risultato e glielo si legge in faccia. E successivamente ha pure dichiarato di vederlo come il suo peggior incontro in pay-per-view. Il buon Bob lo rincontriamo pochi istanti dopo con Jim Ross, affermando di aver visto la luce. Dopo alcuni problemi di interferenza dell'audio, sì, di nuovo, e la continua e inutile ricerca di Pamela Anderson, ci troviamo con Diesel pronto per il match contro Shawn Michaels. E visto che questa è la WrestleMania delle celebrity, salgono sul ring Jonathan Taylor Thomas e Nick Turturro. E dopo i loro ingressi possiamo vederci il match per il titolo dei pesi massimi. Tra lo sfidante Shawn Michaels, che alla fine non ha trovato la Anderson ed entra con Psycho Sid e Jenny McCarthy, e il detentore della cintura Diesel, che incredibilmente si presenta nell'arena accompagnato proprio dall'attrice di Baywatch. Diesel esordì un anno prima, sotto il nome di Kevin Nash, come guardia del corpo di HBK, e successivamente formarono una coppia vincendo anche le cinture tag team. Sempre nello stesso anno Diesel sconfisse Bob Backlund diventando campione mondiale, e a seguito delle diverse interferenze di Shawn, i due arrivarono ad un punto di rottura alle Survivor Series. Infine a gennaio HBK ha vinto la rissa 30 uomini che l'ha portato a dove siamo ora. E signori, dopo tanta attesa, finalmente abbiamo un match. Forse è un po' lunghetto, però dopo aver visto tutto questo schifo, mi va benissimo. Molto valida la prestazione di HBK che detta i ritmi della contesa, ma è costretto ad arrendersi al campione dopo essere finito contro l'angolo e aver subito la mossa finale di Diesel. Ci sono però tanti ma in questo incontro. Il primo sono le due ragazze, estranee al match eppure sedute vicine. Potevano farle sedere lontane e far credere qualche tipo di rivalità, ma no. Il secondo riguarda Jenny McCarthy, che è lì per HBK, ma applaude Diesel quando vince. Ultimo e forse più importante, HBK stesso. Ha fatto sì una grande prestazione, ma sappiamo benissimo che in quegli anni era una testa calda. Si è scagliato contro un fotografo, è partito a razzo per far stancare Diesel e ha venduto male di proposito la mossa finale solo per farlo risultare in cattiva luce. E infatti il pubblico non sapeva bene chi tifare, nonostante Diesel fosse il face. E infine non ha sbattuto nell'angolo scoperto, ma nel cuscinetto della seconda corda. Shawn lo ritroviamo poco dopo nel backstage, ancora molto contrariato, in quanto l'arbitro non era presente dopo la sua switch in music. Comunque tornerà di nuovo tra le file dei buoni la sera successiva, dopo che Sid lo attaccò con delle powerbomb. Ed eccoci arrivati al main event. Bam Bam Bigelow contro la star della NFL, Lawrence Taylor. Entrambi sono assistiti a bordo ring dai loro compagni. Da una parte la Million Dollar Corporation e dall'altra la NFL All-Pro formata da Ken Norton Jr., Chris Spielman, Ricky Jackson, Carl Banks, Steve McMichael e Reggie White. Il perché di questo match? I due si scontrarono alla Royal Rumble dopo la sconfitta di Tatanka e Bigelow, così quest'ultimo lo sfidò ad un match a WrestleMania. L'arbitro della contesa è Pat Patterson, e per essere un incontro che vede un non-wrestler non è nemmeno così malvagio. Taylor si comporta bene, nonostante sia la prima volta che sale sul ring. Grande è il lavoro di Bam che detta i ritmi e cerca di guidarlo nel miglior modo possibile per fargli fare bella figura. E alla fine è proprio l'ex atleta della NFL ad aggiudicarsi la contesa, grazie ad una gomitata volante dalla terza corda. Possiamo dire che l'incontro si lascia guardare, però è totalmente inadatto a chiudere lo show di wrestling più importante dell'anno, seppur questo abbia fatto completamente schifo. L'undicesima edizione di WrestleMania è da prendere e nascondere in soffitta assieme al fratello di Bart. Uno show che è partito molto male, ha toccato il fondo nel mezzo della serata e ha chiuso in maniera abbastanza discutibile. So benissimo che molti leggendo il titolo hanno pensato ad altre edizioni, ed è normale perché non esiste un premio al riguardo, quindi si tratta di gusti, ma a mio parere questa è la peggiore. Sembra che sia stata fatta di fretta e infatti i risultati si sono visti. Match terrificanti, manovre eseguite in maniera non proprio ottimale, segmenti rivedibili e gravi problemi tecnici per quanto riguarda l'audio. Eppure il poster dell'evento, lasciatemelo dire,
sembra che sia stato realizzato senza pensarci troppo. È impossibile pensare che questa locandina riguardi un evento di wrestling. Non c'è niente che te lo faccia capire. Voi cosa ne pensate di WrestleMania 11? È davvero l'edizione peggiore di sempre? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video.